Questa lezione abbiamo parlato di fundraising per la politica, abbiamo parlato non soltanto di modalità particolari per raccogliere fondi, ma anche del senso di grande partecipazione che bisogna creare tra il singolo cittadino e chi vuole scendere in politica o c'è già, per creare un rapporto duraturo che gli consenta di essere sostenuto attraverso non soltanto soldi, ma anche attraverso il tempo, quindi fare volontariato per esempio, o anche attraverso la donazione di beni. E a un consulente politico è, diciamo, richiesto di sapere certe nozioni, giusto? Sicuramente, così come il candidato deve sapere che cos'è il fundraising, deve conoscere le tecniche, non le deve sapere mettere necessariamente in atto, però deve sapere quali sono le tecniche di fundraising e soprattutto quali sono i principi, e poi affidarsi al consulente. Il consulente gli dovrà consigliare cosa fare e cosa non fare per riuscire a raccogliere fondi e soprattutto ad avere partecipazione attraverso la raccolta di fondi, che è la cosa più importante. Quindi non è tanto i soldi, ma la partecipazione che arriva attraverso i soldi. Quindi un lavoro di cooperazione? Assolutamente, è un lavoro di gruppo, un lavoro di cooperazione che passa parte dal fundraiser, attraversa poi il responsabile della comunicazione, il responsabile dell'ufficio stampa, il responsabile dell'agenda e tocca tutte le persone che sono intorno al candidato. Quindi è un gruppo che lavora conoscendo però determinati principi e attuando le tecniche che gli vengono poi consigliate dal consulente.